Buongiorno a tutti, intanto grazie di cuore alla Fondazione Iffel e Danci Nazionale per questa opportunità odierna, molto importante considerata l'attualità del tema confermata dalla numerosa vostra partecipazione e di questo sono molto lieto e vi ringrazio di cuore. Grazie di cuore alla Fondazione Iffel che oggi gestisce questo webinar, quindi in remoto, la dottoressa... Giuliano Rui, uh, uh, Alessio Ditta e uh, Francesco Carta che disturberò in questa ora e mezza perché um, oltre le presentazioni che vedete a video um, richiamerò per agevolare uh, la lettura e la comprensione uh, da parte dei partecipanti uh, lo schema di uh, linee guida predisposte dall'autorità nazionale anticorruzione. Eh, cosa faremo oggi? Eh, oggi eh, proveremo eh, a fare una doppia operazione, speriamo di utilità, quella cioè di analizzare la, ehm, lo schema appunto di consultazione, eh, lo schema delle linee guida predisposte dall'ANAC e che sono state poste in consultazione pubblica eh, riceverete, eh, potrete scaricare eh, il materiale eh, anche per agevolare la lettura dello schema di linee guida, che fra l'altro è anche materiale utilizzato nei precedenti webinar. In modo particolare, però, mi riferisco eh, allo schema di linee guida che richiameremo stamattina alternativamente mh, alle slide, alla presentazione odierna e eh, riceverete soprattutto il modello eh, di eh, osservazioni predisposto dall'autorità nazionale anticorruzione nel quale ci siamo permessi di inserire un brevissimo abstract relativamente alle parti del documento predisposto dall'ANEC per agevolarne la comprensione. Oggi perché mh, riteniamo sia una giornata molto importante per condividere, così come è stato fatto nei precedenti webinar dedicati in modo specifico all'affidamento dei servizi sociali e da ultimo, l'8 maggio del 2019, proprio sulla riforma del terzo settore, vi invito quindi a recuperare sia il materiale che le registrazioni per non duplicare cose evidentemente già dette, concentrarci invece sull'attività odierna, oggi è molto importante perché faremo due cose, conosceremo un po' più da vicino eh, lo schema di linea guida dell'autorità nazionale anticorruzione e due, prepararci alla luce anche delle ehm, sollecitazioni che verranno già oggi stesso ad un'eventuale eh, raccolta, valutazione e sintesi dei contributi. Che eh, le amministrazioni comunali vorranno inviare per una eventuale posizione dell'associazione, eh, dell quindi eh, al fine di formulare un eventuale documento eh, dell'associazione eh, entro il 13 giugno, perché ehm, richiamo da subito eh, un'indicazione fondamentale. L'autorità nazionale anticorruzione, come avrete avuto modo di mh, vedere, ha predisposto il modello, il format di ehm, osservazioni che dovranno quindi essere inviate interrogabilmente in quella forma. Ecco perché abbiamo eh, predisposto un modello che ricalcasse quello fatto dall'autorità nazionale anticorruzione e inviare questi contributi entro il 13 giugno prossimo 21. È inutile dire che mh, si tratta di un provvedimento eh, molto rilevante perché eh, tocca da vicino uno dei settori di riferimento delle amministrazioni locali. Era avvertita l'esigenza di una chiarificazione sul rapporto tra la disciplina, sui servizi sociali, ma non solo sui servizi sociali, facciamo anche riferimento ai servizi culturali, ai servizi sportivi. Ehm, previste dal codice dei contratti pubblici e dall'altro lato il coordinamento di quella disciplina con la disciplina del codice del terzo settore. R ripeto, mh, tutto oggetto dei precedenti webinar ai quali faccio riferimento. Però la cosa più importante, credo sia doveroso, ehm, far emergere un aspetto eh, non indifferente. L'autorità nazionale anticorruzione nel documento in consultazione eh, lo dice testualmente ha fatto uno sforzo eh, ricostruttivo della normativa e questo è evidentemente per agevolare il comportamento delle stazioni appaltanti italiane ritengo pertanto che questo sforzo debba essere colto questo sforzo debba essere riconosciuto questo sforzo non può essere evidentemente sciupato e pertanto a partire da questo sforzo io credo che come amministrazioni chi vorrà e chi ritiene di dover formulare un contributo io credo che sia eh, opportuno perché lo vedremo nel corso di questa mattinata restano eh, alcuni dubbi alcune questioni alcuni temi che probabilmente meritano un approfondimento ulteriore ed è questo sostanzialmente la finalità del webinar odierno. Ehm, come è composto il documento in consultazione? Lo vedete il contenuto. Il contenuto è costituito da una premessa e da quattro parti. La premessa, come quadro normativo di riferimento, eh, posso chiedere a Francesco di. Ehm, aprire eh, il documento di consultazione dell'ANAC e ehm, facciamo vedere ai nostri amici collegati. Ci riferiamo pertanto alla eh, premessa rispetto ecco qui al quadro normativo di riferimento, seguito poi dalle parti, dalle parti ehm, settoriali. Eh, parti settoriali, mh, chiedo a Francesco di ritornare, eh, lo ringrazio sin d'ora di cuore per la pazienza che avrà nei miei confronti. Ovviamente dico subito che probabilmente non mi federete mai più anche per questo disturbo. Allora, le parti eh, molto importanti, perché il documento dell'ANAC è anche molto diffuso: normativa applicabile ai servizi sociali, disciplina del codice sui servizi sociali. I regimi derogatori previsti dal codice, quindi questa articolazione segue proprio l'ordine logico del documento di consultazione dell'ANAC, ed infine, nella quarta parte, gli istituti del codice del terzo settore e della normativa speciale. Partiamo a questo punto dalla premessa. L'autorità nazionale anticorruzione, eh, con uno sforzo eh, meritorio, eh, cerca di eh, fare eh, un'analisi e descrivere il quadro normativo di riferimento, seguendo evidentemente un ordine gerarchico delle fonti eh, e della regolamentazione. Partendo intanto dalla direttiva appalti, la numero 24 del 2014, con particolare. Eh, sottolineatura dei considerando ehm, sulla base dei quali, cioè, eh, ricavare la normativa di riferimento sull'affidamento dei servizi sociali e poi, eh, sempre a livello comunitario, eh, sull'analisi delle disposizioni di interesse. Mi riferisco in modo specifico agli articoli, soprattutto 76 e 77 della direttiva appalti. C'è poi un interessante rinvio al quadro regolatorio europeo in materia di servizi sociali di interesse generale, acronimo SSIG, in combinato disposto, come diremmo noi giuristi noiosi, ai SIEG, servizi di interesse economico generale. E qui mi sembra che ci sia anche un'interessante apertura alla possibilità di avere, tra virgolette, l'affidamento di servizi, nella duplice forma di appalti in senso stretto oppure come servizi di interesse economico generale, quindi con gli altri principi eh, del trattato europeo e le altre regole specifiche. Ovviamente poi il documento di consultazione scende a livello eh, interno statale, richiamando evidentemente quale fonte di ricepimento della direttiva il codice dei contratti pubblici e d'ora in avanti troverete sempre solo il riferimento al codice con specifica eh, evidentemente eh, sottolineatura delle norme con le quali sono state trasposte le norme della direttiva appalti. Quindi, eh, in modo specifico, sui servizi sociali 140 e seguenti, evidentemente, l'articolo 142 è la nostra norma di riferimento e poi importantissime perché le vedremo nell'ambito eh, delle quattro parti speciali del documento dell'ANAC le ipotesi derogatorie previste dall'articolo 112 di cui abbiamo già parlato nel penultimo webinar sull'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e molto di interesse ai nostri fini dell'articolo 143 come ipotesi di gara riservata per l'affidamento di servizi sociali in senso stretto. Ovviamente l'ANAC evidentemente si sforza di chiarire il perché eh, della necessità, dell'opportunità di linee guida eh, conseguenti da un lato l'approvazione del codice del terzo settore avvenuta nel 2017 ne abbiamo diffusamente parlato nelle precedenti puntate ma soprattutto ad esito del parere del Consiglio di Stato del 20 agosto 2018 il numero 2052 anch'esso oggetto della nostra analisi nell'ultima puntata dell'8 maggio e da qui l'intervento, è bene sottolinearlo, dell'autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 213,2 del codice dei contratti pubblici. Siamo pertanto non nell'ambito di linee guida vincolanti, come possono essere le linee guida, anche questo oggetto di altri ulteriori webinar della Fondazione IFERO sull'offerta economicamente più vantaggiosa, e così continuando, ma siamo nell'ambito degli indirizzi generali, quindi dell'esplificazione. Della normativa di settore per ricavare evidentemente un quadro ricostruttivo omogeneo che possa aiutare le stazioni appaltanti rispetto alla loro attività. A questo punto, però, possiamo da subito entrare un po' più diffusamente in una parte molto interessante sulla quale io chiedo a tutti voi di eh, prestare molta attenzione perché ogni parte del documento dell'ANAC si chiude laddove richiesto di una richiesta di contributo. Pertanto, non è possibile, partecipando alla consultazione dell'ANAC, formulare osservazioni generiche, o tra virgolette ehm, prive eh, di una eh, logica specifica, ma ehm, piuttosto è necessario fornire i contributi, lo vedremo nel corso della mattinata in ordine ai punti specificatamente indicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. La prima parte eh, riveste una particolare importanza perché eh, lo vedremo e va apprezzato lo sforzo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Siamo nell'ambito eh, soprattutto della disciplina del Codice dei Contratti e vengono offerte delle piste di lavoro, delle piste interpretative che possono se saggiamente eh, utilizzate presidiare le esigenze di qualità nell'affidamento dei servizi sociali che sono una delle esigenze più eh, impattanti per le amministrazioni locali all'indomani dell'inserimento dei servizi sociali all'interno del codice dei contratti. In sintesi, la novità della disciplina sui di servizi sociali ci ha fatto nascere da subito la domanda in che modo però io posso salvaguardare gli interessi pubblici eh, tipici dell'affidamento di servizi sociali. Nella prima, parte nella prima parte del documento di consultazione l'ANAC ehm, esamina le fattispecie di affidamento di servizi sociali, vedete qui distinte specificatamente in ipotesi assoggettate al codice dei contratti, Ipotesi estranee al codice, e quindi facciamo riferimento al paragrafo 2 della prima parte, e infine le ipotesi escluse dall'applicazione del codice. Paragrafo 3, mi raccomando sempre, nella prima parte, nella parte generale introduttiva. Di particolare importanza sono quelle estranee, posto che l'autorità ne indica i presupposti. Francesco, perdonami, ti devo chiedere di ritornare al documento di consultazione e andremo a questo punto alla parte che ci interessa. Abbiate pazienza amici, ma oggi è una giornata non solo piovosa, non solo post-elettorale, ma anche complessa da un punto di vista del passaggio delle finestre e oggi dobbiamo cercare di essere... Eh, il più possibile chiari e quindi la cosa più semplice è partire proprio dal testo ecco fatti specie strane al codice dei contratti pubblici siamo quindi parte prima siamo paragrafo 2 questo sforzo fatto dall'ANEC è molto importante ritengo però che mh, una possibile partecipazione da parte degli stakeholder alla consultazione pubblica debba portare un ulteriore eh, risultato, quello di chiarire ancora di più e meglio le indicazioni dell'ANEC, l'ANEC sostanzialmente cerca di perimetrare le fatte specie estranee al codice dei contratti pubblici, che è una delle preoccupazioni quotidiane dell'amministrazione comunale, chiedersi se una data modalità di affidamento rientri o meno all'interno dalla disciplina del codice dei contratti pubblici ebbene mi permetto, di mi permetto di segnalarvi queste tre ipotesi di cui alla lettera A, alla lettera B, alla lettera C leggiamo però il paragrafo 2.1 a ricorrere di alcune condizioni dice l'autorità nazionale di corruzione la procedura di affidamento di servizi sociali disciplinata dal diritto interno quindi il codice dei contratti, non è soggetta quindi alla regolazione euro unitario, quindi al codice dei contratti, ma ciò, allorché si verificano i seguenti presupposti. Lettera A, la procedura non abbia carattere selettivo e qui noi abbiamo l'esemplificazione delle ipotesi degli istituti del codice del terzo settore, quindi coprogrammazione con progettazione, autorizzazione e accreditamento, aperte a tutti gli operatori che chiedono di partecipare senza che sia stato previamente individuato un numero o un contingente prefissato. Secondo presupposto, non tenda l'affidamento, neppure la modalità, neppure prospetticamente all'affidamento di un servizio sociale. Non rientrano nel caso di specie, non sono quindi estranee al codice, quindi sono assoggettate al codice dei contratti pubblici, le procedure di coprogettazione finalizzate alla gestione o alla cogestione a titolo oneroso di un servizio sociale. Infine, alla lettera C, procedure disciplinate dal diritto interno che miri all'affidamento ad un ente di diritto privato di un servizio sociale, ma lo stesso sia svolto a titolo integralmente gratuito e da questo punto di vista l'autorità nazionale anticorruzione eh, richiama, richiama il parere del Consiglio di Stato del 2018. Abbiamo già detto nel precedente webinar dell'8 maggio che il parere del Consiglio di Stato e il parere della commissione speciale istituita per rendere appunto il chiarimento sulla base della richiesta dall'autorità nazionale anticorruzione, ma fa sempre bene chiarire che il Consiglio di Stato, nell'esercizio delle proprie prerogative, quando cioè esaminò lo schema di decreto delegato, cioè del codice del terzo settore, espresse il suo parere, fu positivo e, come nel caso delle convenzioni, articolo 56 del codice del terzo settore, richiese dei, dei chiarimenti. Ciò posto però la mia personalissima eh, valutazione sulla quale mi piacerebbe avere anche un feedback da parte eh, del, dei nostri amici collegati eh, stamattina e per avere un quadro chiaro mh, lo diciamo subito noi non siamo fan eh, del, dell'uno o dell'altro ehm, impianto normativo Le, i comuni hanno semplicemente esigenze di avere un quadro normativo chiaro ed univoco allora l'esigenza è chiarire se i tre presupposti indicati dalle lettere A, B e C siano tra loro alternative o cumulative, perché è evidente che eh, la coprogettazione di servizi eh, a titolo oneroso unitamente alle altre, quindi ad una procedura non selettiva, unitamente ad una mh, procedura eh, che affidi servizi integralmente, eh, gratuite sono tra loro ipotesi molto diverse. Quindi, credo che la prima esigenza a tal proposito sia chiarire nel testo definitivo delle linee guida che sono tra loro ipotesi distinte e quindi, a ricorrere eh, di una eh, delle tre ipotesi, a questo punto potrebbe eh, scattare l'effetto dell'estraneità alla disciplina del codice dei contratti. Molto importante è anche il punto 2 della prima parte, nella quale l'autorità nazionale anticorruzione eh, dice chiaramente che non sono assoggettate all'applicazione del codice dei contratti l'affidamento di beni in concessione a titolo gratuito di quegli immobili ai sensi dell'articolo 8. 48 del codice antimafia sottratte alla criminalità organizzata. Ovviamente c'è un'interessante eh, sottolineatura dall'autorità: quando noi affidiamo un bene anche unitamente a dei servizi, nel rapporto sinalagmatico la prestazione di un servizio, dice l'ANAC, deve comunque non essere prevalente. Siamo pertanto all'interno di un rapporto di concessione mista valorizzazione di un bene, quindi concessione di un bene con la contestuale prestazione di un servizio da ultimo, rimanendo sempre sul documento di consultazione, il 2.3 vedete le ipotesi di cui al punto precedente sono estranee al codice dei contratti e alle stesse trovano applicazione le disposizioni del codice del terzo settore, quindi Articolo 55, coprogrammazione, coprogettazione, accreditamento. Articolo 56, evidentemente sulle convenzioni con PSODV, e poi c'è questo riferimento della legge dell'azione speciale in materia. Da questo, punto di vista, da questo punto di vista, io ritengo che sia opportuno chiedere all'autorità nazionale anticorruzione. Di che nella legislazione speciale in materia eh, ci sia non solo la legislazione statale speciale, ma soprattutto la legislazione regionale che per i comuni si applica analogamente a quella statale, perché nel nostro settore del welfare, ma così come anche su tutto il tema della valorizzazione dei beni culturali, sono ambiti di competenza Regionale, e anche su questo io mi permetterò di chiedervi anche un feedback nella mattinata odierna perché è molto importante ottenere questa chiarificazione. Perché i comuni, eh, quando la mattina si svegliano e corrono più veloci della gazzella per fare una procedura, ovviamente applicano l'intero eh, corpo normativo che è fatto dall'ambito euro, euro unitario. Statale, quindi codice di contratto e codice del terzo settore, ma soprattutto anche legislazione regionale. Francesco, abbi pazienza, ti chiedo di ritornare sulla nostra, eh, sulla nostra parte della presentazione e quindi eh, passare al secondo pezzo, sempre della prima parte del documento di consultazione. Siamo cioè nell'ambito. Della, ehm, una parte anche molto interessante che recepisce un'apertura del parere del Consiglio di Stato le fattispecie assoggettate al codice dei contratti pubblici anche qui in termini generali l'autorità nazionale anticorruzione fa due distinguo che vi prego di andare a recuperare nella parte prima noi abbiamo da un lato i servizi Sociali, ma anche gli altri servizi dell'allegato 9 indicati dal comma 5 bis dell'articolo 142. Quindi vi prego di avere eh, sulla scrivania o comunque eh, vicino a voi l'articolo 142, perché lo spartiacque è dato dai servizi nominati dal comma 5 bis e anche quelli del, dell'allegato 9, e ritroverete anche, Francesco, no? Come materiale scaricabile. Lo avevamo già predisposto per i precedenti webinar, ma per agevolarvi la comprensione l'abbiamo riprodotta anche in questo webinar. Quindi eh, l'elenco dei CPV, eh, dei servizi di cui stiamo parlando. Quindi da un lato abbiamo i servizi del 5 bis per i quali, come dice l'autorità nazionale anticorruzione, c'è un, un, una procedura, un regime alleggerito. Viceversa, per i servizi non rientranti nel comma 5 bis del predetto articolo 142, invece si applicano tutte le disposizioni integrali del codice dei contratti pubblici. Per, ent per, entrambi, però, per entrambi, però, sia per quelli contemplati dal comma 5 bis che per quelli eh, che esorbitano dal, da, dai, dai servizi per i quali voi troverete i CPV nell'allegato che... Potrete scaricare da, da domani, vale per esempio la disciplina del sottosoglio di cui all'articolo 36 e alle linee guida dell'ANAC numero 4. Infine, la chiarificazione eh, sull'applicazione della normativa in materia di concessioni, quindi anche per affidare servizi sociali in concessione di cui è agli articoli 164. Seguenti. Infine, nel paragrafo 3, l'autorità nazionale anticorruzione ribadisce il regime speciale di cui godono gli affidamenti dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e di urgenza, in questo caso il regime previsto, e lo vedremo più tardi quando parleremo della parte quarta, dell'articolo 57 del codice del terzo settore. In conclusione della prima parte... L'autorità La, eh, nazionale anticorruzione dicevo formula una richiesta di contributi, sostanzialmente chiede a tutti gli stakeholder, quindi alle amministrazioni comunali collegate oggi, se rispetto alla eh, descrizione, rispetto alle ipotesi, quindi estranee, assoggettate ed escluse, ehm, se, mh, sia opportuno, necessario perimetrare, specificare ulteriormente. Da questo punto di vista, già oggi noi siamo a disposizione per avere eventuali vostre osservazioni. Ma ehm, credo che sia opportuno eventualmente valutare di inviare contributi alla Fondazione IFIR piuttosto che all'ANCI nazionale, così come è già stato chiesto alla Commissione Welfare e alla Commissione Immigrazione di Anci nazionale. A questo punto possiamo passare al, eh, all'altra eh, parte eh, collegata anche qui alla disciplina del codice, eh, del codice dei contratti, sulla quale, devo dire la verità, c'è un grande sforzo mh, applicativo, pratico, dell'autorità nazionale anticorruzione, che io personalmente eh, per certi versi coglierei. Perché va nella direzione dei vostri quesiti fatti nei webinar, come faccio cioè a tutelare, garantire la specificità del settore del welfare all'interno dell'affidamento di servizi applicando il codice dei contratti pubblici. Vedete quanti paragrafi l'ANAC, da 5 a 15, dedica all'approfondimento del regime giuridico dell'affidamento di servizi sociali nei cosiddetti settori pubblici. Ordinari, paragrafo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Oggi li vedremo, un po', li vedremo un po' da vicino. Li vedremo un po' da vicino, perché evidentemente ci sono alcune parti che sono totalmente eh, assolutamente condivisibili, e tra altre, evidentemente, richiedono qualche riflessione ulteriore e magari una precisazione da parte della stessa nelle future linee guida definitive. Inizierei dal paragrafo 5, siamo sempre quindi nella parte seconda, principi comuni, paragrafo 5. Ebbene qui dentro l'ANAC ehm, nel richiamare i principi comuni che valorizzerebbero la specificità della materia dei servizi sociali e quindi ai fini dell'affidamento secondo le procedure del codice dei contratti pubblici, formula una serie di suggerimenti per le SA, SA sta per evidentemente Stazioni appaltanti per regolamentare, e da questo punto di vista l'ANEC suggerisce regolamenti interni. E che, quali sono i regolamenti interni? Evidentemente i regolamenti che i comuni hanno o stanno decidendo di fare, alla luce anche del nuovo codice di contratti, del correttivo ed evidentemente anche tenuto conto del codice del terzo settore, per l'affidamento di contratti pubblici. Chiede cioè e suggerisce di fare una riflessione su istituti non espressamente richiamati dal codice, ma che potrebbero trovare un'applicazione, potremmo dire, in quanto compatibili con il regime giuridico alleggerito e comunque differenziato della materia dei servizi sociali. E vedete qui il rosso. Ci sono istituti di non poco conto, eh, per esempio alla disciplina sulla sulle, sui commissari di gara. L'ANEC dice quindi che c'è uno spazio per recepire non in toto la disciplina, invece generale del codice contratti sui commissari di gara, così come potrebbe atterrare in modo, tra virgolette, specifica la procedura competitiva con negoziazione che potrebbe, lo anticipo subito, essere molto utile nell'affidare servizi sociali in coprogettazione a titolo oneroso e quindi noi avremmo, ma lo abbiamo già detto anche nei nostri precedenti webinar, un istituto normato dal codice dei contratti pubblici. Ma ci colpisce molto, per esempio, il riferimento dell'autorità nazionale anticorruzione all'avvalimento e al subappalto, che sono nelle gare fatte da voi, eh, cari amici collegati, eh, uno spauracchio ed un problema a volte nella gestione di procedure di gara dove si affidano servizi sociali. Perché? Perché se da un lato l'avvalimento e il subappalto sono, come ci insegna la Corte di giustizia europea, e la stessa giurisprudenza dei tar e del Consiglio di Stato, istituti che favoriscono la partecipazione alle gare di soggetti che magari non dispongono di tutti i requisiti, quindi sono espressione dei principi della massima concorrenzialità e del favor partecipazione della tutela della concorrenza. Dall'altro lato, quando io affido servizi alla comunità che toccano molti eh, gli interessi. Eh, individuali dei singoli utenti dei servizi, evidentemente questo può essere un meccanismo che può mettere se non in crisi comunque condizionare l'altro interesse pubblico che è assolutamente evidente alla qualità dei servizi. Allo stesso modo, l'autorità nazionale anticorruzione eh, asserisce, ritiene che eh, non essendo richiamate espressamente le norme sulle modifiche del contratto e sulla disciplina dell'esecuzione, nei regolamenti che i comuni, i singoli associati, in unioni di comuni, gli ambiti distrettuali potrebbero declinare in relazione, da un lato, alla specificità della materia dei servizi sociali, ma dall'altro lato anche e soprattutto in relazione alle future linee guida che a questo punto potranno avere un ruolo interpretativo, eh, esegetico e applicativo molto importante, anche su questo. Io sono molto curioso di avere oggi stesso già le prime indicazioni, di attendere con la Fondazione IFE le eventuali vostre contributi, richieste ed eventualmente anche eh, eh, la, la compilazione del modello che abbiamo elaborato sulla falsariga di quello dell'ANAC. Eh, evidentemente, eh, non ho il dovere di richiamare il parere del Consiglio di Stato. Ehm, dato in eh, riferimento al correttivo, quando fece eh, il governo il correttivo e il Consiglio di Stato, per esempio, eh, ritiene che questi istituti siano istituti eh, generali sull'applicazione dei quali non si dovrebbe, non si dovrebbe dubitare. Ecco, ecco, L'Autorità Nazionale Anticorruzione pone un tema che, però, è un tema anche significativo perché ha dei benefici, ma evidentemente. Eh, io credo che un chiarimento definitivo sul punto da parte dell'autorità sarebbe quanto mai opportuno. Ed infine, sono molto contento che l'abbia fatto l'autorità nazionale anticorruzione, eh, ha richiamato espressamente eh, il mh, quadro europeo eh, per eh, la qualità dei servizi sociali, eh, nell'ambito del quale eh, poter trovare... Uh, spazio per uh, esigenze di qualità che possono diventare sostanzialmente possono diventare, può diventare sostanzialmente uh, contenuti degli atti di gara sono molto contento e abbiamo messo allegato uh, il quadro europeo per la qualità dei servizi sociali ma lo avevamo già eh, ne avevamo già parlato e lo avevamo allegato Francesco nel webinar Vado a memoria di marzo del 2019 eh, quindi siamo perfettamente perfettamente in onda è evidente che cosa significa che cosa significa tutto questo significa tutto questo che eh, quello che voi troverete nel quadro europeo volontario per la qualità dei servizi sociali che si rivolge anche alle autorità regionali e locali, quindi direttamente ai comuni ed è volontario, quindi è sufficiente richiamarlo nelle nostre determini a contrarre negli atti di gara, che tutte le cose che voi troverete lì dentro noi soprattutto le dobbiamo trovare a mio modestissimo avviso in tre pezzi, in tre fasi, in tre atti della filiera della procedura di gara. Ne abbiamo già parlato nei precedenti webinar, ma ripetita Juventus. Primo, nel progetto dei servizi, articolo 23,15 è chiaro che io, quando costruisco l'impostazione della gara, evidentemente lo faccio anche inserendo eh, gli elementi che troverete nel quadro europeo. Dall'altro lato, evidentemente, la seconda secondo ceppo lapidio, secondo la seconda stella polare diventa la valutazione delle offerte e quindi le opportunità dateci dalla nuova disciplina nazionale che recepisce quella comunitaria e quindi dall'articolo 95 sull'offerta economicamente più vantaggiosa, però tutto si paga perché quando Francesco ti danno qualcosa evidentemente tutto si paga, ecco se noi nei nostri atti, nelle nostre procedure predichiamo che vogliamo qualità, eh, diamo punteggi alle offerte che ci dicono, si impegnano ad offrire qualità, evidentemente il terzo tassello quale diventerà quella della verifica dell'esecuzione. E quindi, e quindi eh, nella nostra costruzione del processo di gara ci deve essere anche una fase terminale in cui quelle particolari valorizzazioni dell'elemento di qualità noi le dobbiamo evidentemente andare a verificare. Um, nel paragrafo 6, sempre siamo nell'ambito della parte 2, quindi codice dei contratti pubblici, devo dire la verità, troviamo delle cose assolutamente condivisibili, di grande utilità e tal'altra invece che eh, a mio modesto avviso forse meritano un chiarimento che è molto opportuno per poter dare poi definitivamente indicazioni valide. Per le nostre attività, per le nostre attività ehm, di affidamento di servizi. Siamo cioè, paragrafo 6, sul tema della programmazione dei servizi. Come sapete, ne parlammo nel primo webinar. La programmazione dei servizi oggi è diventato un obbligo generale sulla base dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici. In sede di correttivo, come è noto, è stato inserito all'articolo 142 il comma 5 quater. Nella sostanza, la programmazione generale dell'articolo 21 viene integrata da quella di settore. Il riferimento principe è chiaramente alla regolamentazione statale e regionale sui piani di zona. In buona sostanza, quando io affido servizi di ambito previsti nel piano di zona e quindi le affida l'ambito, poco importa quale sia la natura giuridica dell'ambito, consorzio di comuni, azienda, comune capofila, ma ciò che è importante, io affido i servizi dell'ambito oggetto di programmazione barra pianificazione di zona. Allora l'ANAC esplicita questo concetto. Mi fa molto piacere, ma lo abbiamo sempre sostenuto ed è scritto nella norma, tra l'altro, fortemente voluta dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Che la programmazione generale è integrata dai piani di zona. Personalmente ritengo, e qui Francesco Caroti devo chiedere la pazienza di andare al punto 6.8 del documento di consultazione e ci arriveremo subito. Abbiate pazienza anche voi, amici, collegati in questa giornata, come vedete complessa. Ecco, faccio riferimento al 6.8. Ad un certo punto, ma vi invito a riflettere: siamo dentro la parte seconda, dedicata al codice dei contratti, quindi all'affidamento di servizi secondo il codice dei contratti. L'autorità nazionale anticorruzione di ci dice che le procedure di coprogrammazione. E qui introduce il tema di coprogrammazione. Ma noi eravamo evidentemente alla 142,54. Che siano finalizzate all'individuazione di enti partner destinati a svolgere il servizio programmato a titolo oneroso, devono avvenire nel rispetto delle procedure di affidamento richiamate all'articolo 142, del codice dei contratti pubblici. lascio ancora a video questo pezzo perché è molto importante e chiedo a Francesco abbi pazienza di ritornare al documento al netto poi del richiamo alla carta dei servizi sociali prevista dall'articolo 13 della 328 e dal DPR 3 maggio 2001 sostanzialmente qual è la richiesta di contributo sulla quale io chiederei una vostra attenta riflessione ed eventualmente dei contributi. L'autorità nazionale anticorruzione introduce questo elemento di possibile vischiosità procedurale, cioè il possibile conflitto di interessi, di cui all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici, rispetto alla coprogrammazione di servizi che poi vanno in gara d'appalto. Personalmente ritengo che questo passaggio meriti un chiarimento da parte dell'autorità nel testo finale delle linee guida. Perché? E provo ad essere chiaro il più possibile, cari amici collegati. Se noi applichiamo la disciplina sulla coprogrammazione del codice del terzo settore, ne abbiamo parlato l'8 maggio e a quella faccio riferimento, quindi al materiale prodotto, la coprogrammazione in senso stretto, cioè la programmazione fatta ai sensi del codice del terzo settore, di norma non affida nulla. La coprogrammazione non è la programmazione di servizi che vanno a titolo oneroso e quindi che Prevedono l'applicazione del codice contratti. Ma la coprogrammazione sostanzialmente, lo abbiamo visto nel precedente webinar, è un'istruttoria. È un'istruttoria partecipata che serve per acquisire bisogni, serve per definire in che modo intervenire, punto. Non c'è alcuna decisione sull'affidamento di servizi. Ritengo pertanto che sia opportuno precisare che non siamo pertanto in questa parte del documento di consultazione delle future linee guida nell'ambito della coprogrammazione in senso stretto dell'articolo 55,2 del CTS codice del terzo settore anche perché siamo confortati dal fatto che l'articolo 55 del codice del terzo settore richiama i principi del procedimento amministrativo di cui alla legge 241 del 1990 e quindi possiamo dormire tranquilli sul fatto che il responsabile del procedimento ha sulla base dell'articolo 6 bis comunque l'obbligo di presidiare eventuali situazioni di conflitto di interesse e quindi tutti i soggetti che, come lui, hanno a che fare con la procedura. Quindi lo dico ancora meglio: se noi stiamo facendo coprogrammazione in senso stretto ai sensi del codice del terzo settore. Abbiamo comunque lì un regime di obblighi di trasparenza totale degli atti, regime trasparenza, più abbiamo l'applicazione delle norme sul conflitto di interesse. Ritengo invece che debba essere chiarito che laddove si faccia un'attività di programmazione di servizi d'ambito, quindi oggetto del piano sociale di zona, che poi andranno in gare d'appalto, evidentemente, uno il rinvio alla coprogrammazione del codice del terzo settore probabilmente è ultroneo, non è appropriato, e dall'altro lato, non si pone, eh, nei termini posti dall'autorità nazionale anticorruzione, un tema di conflitto di interessi, perché è evidente che, come dice l'ANAC, non c'è un vantaggio competitivo per i soggetti partecipanti alla coprogrammazione perché anche lì nell'ambito della pianificazione sociale di zona non è che si affidano i servizi, semplicemente vengono pianificate. In ogni caso, in ogni caso eh, anche al procedimento di elaborazione del piano, del piano sociale di zona, si applicano i principi della 241 e pertanto anche lì noi abbiamo tutti i presidi sull'applicazione delle regole in materia di conflitto di interessi. La richiesta di contributo dell'ANAC è se eh, di indicare le modalità di presidio di questo rischio di conflitto di interessi. Io ritengo pertanto che sia doveroso preliminarmente chiarire la distinzione delle due ipotesi tra coprogrammazione in senso stretto del codice del terzo settore e la coprogrammazione a cui sembrerebbe far riferimento l'Autorità Nazionale Anticorruzione rispetto cioè all'affidamento con gara assoggettato al codice contratti pubblici di servizi di ambito cioè oggetto di piano sociale di zona e andiamo avanti molto molto interessante anche qui ritengo che sia doveroso un intervento di chiarificazione, è il paragrafo 7 della parte 2 del documento di consultazione dell'ANAC, nel quale affronta il tema della progettazione dei servizi. Siamo, ripeto, nell'ambito della disciplina sugli appalti dei servizi, e quindi ci colpisce che in quella parte, non siamo quindi nella parte quarta dedicata agli istituti del codice del terzo, Settore ehm, rinvia l'Autorità Nazionale Anticorruzione all'Istituto della Coprogettazione senza l'articolo 55, 3. Prima di far quello, cioè prima di chiedere il contributo, l'ANAC anche qui in modo meritorio, ci fornisce la qualificazione giuridica dell'istituto della coprogettazione come accordo procedimentale di collaborazione tra PIA e di terzo settore si affretta a sottolineare dopo in modo assolutamente condivisibile lo abbiamo detto in maniera chiara nei precedenti webinar che la pubblica amministrazione ma lo dice, lo diceva chiaramente l'articolo 55 che è amministrazione procedente procedente ai sensi della 241, è tale come amministrazione precedente perché mantiene e conserva sempre la titolarità delle scelte. Dove nasce però il problema? Il problema nasce tutte le volte in cui, secondo l'autorità nazionale anticorruzione, alla coprogettazione di servizi segua poi l'affidamento di servizi a titolo oneroso ai sensi del 142,5 bis del codice da qui il rischio del conflitto di interesse in altri termini l'autorità nazionale anticorruzione e credo che questo punto meriti un chiarimento ritiene che laddove ci sia una coprogettazione e dopo quella coprogettazione nasca una distinta gara d'appalto ai sensi del 142 ci sia un rischio di un conflitto di interesse. Perché? Perché il vantaggio competitivo di chi ha partecipato al tavolo della coprogettazione è evidente perché tutto sommato ha conosciuto prima, ha potuto condizionare, ha potuto incidere sulle scelte dell'amministrazione, questa volta non più precedente ma affidante, nell'affidare i servizi successivamente. Io ritengo, è la mia personalissima idea, ma su, anche su questo mi piacerebbe avere... Un vostro feedback ritengo che questa ipotesi eh, se non si verifica mai se si verifica si verifica in un modo raro eh, personalmente dubito che un'amministrazione comunale tra virgolette faccia una coprogettazione quindi attivi un procedimento di coprogettazione in senso proprio cioè ai sensi dell'articolo 55 del codice del terzo settore prenda gli esti di quella coprogettazione e alla luce di quelli indica una procedura di gara da codice dei contratti pubblici. Se così facesse evidentemente si pone un tema di conflitto di interessi o quantomeno di vantaggio competitivo, però ritengo che il tema sia un altro. O io faccio, tra virgolette, eh, una consultazione preliminare di mercato per raccogliere eventuali contributi, ma... Da questo punto di vista facciamo riferimento ad un istituto giuridico a sé e alle linee guida dell'ANAC recentemente approvato proprio sulla consultazione preliminare di mercato, o altrimenti, anche in questo caso il rinvio alla, eh, alla coprogettazione ritengo che sia eh, ultroneo e meriti un chiarimento da parte, parte dell'ANAC. Non ho alcuna eh, titubanza. Sul Sull'accettare integralmente, perché in linea con quanto abbiamo sostenuto nei precedenti webinar, e ci fa piacere che addirittura l'ANAC ci dia indicazioni ulteriori, proposte, consigli ulteriori. Quindi vanno presi, eh, vanno abbracciate con entusiasmo tutte quelle contenute nel paragrafo 10. E servono sostanzialmente a sostenere qualità, continuità, personalizzazione, nonché poi misurazione e valutazione della qualità dei servizi. La richiesta di contributo se ve ne sono di ulteriori e se quelli proposti soddisfano le esigenze di specificare e di garantire la settorialità dell'affidamento di servizio sociale. Ecco su questo siamo ovviamente ben lieti di ricevere i vostri contributi se secondo voi eh, ne, sono, eh, ne sono necessari eh, quelli ulteriori. Io credo che i contributi che l'ANAC al paragrafo 10 che vi invito a leggere con particolare attenzione siano già tanti e sufficienti, semmai preciserei nel contributo che potremo fare al documento di consultazione che occorrerà sempre fare riferimento alla disciplina di settore statale, ma soprattutto alle leggi regionali, alle eventuali DGR, alle regolamentazioni specifiche sui settori, perché lì dentro noi troviamo anche mh, elementi, eh, elementi ulteriori pensate anche ai regimi dell'autorizzazione e dell'accreditamento e dell um, la parte terza eh, quindi eh, la 3 su 4 del documento di consultazione pa particolarmente anche qui interessante sui quali viene chiesta una eh, contribuzione quindi una partecipazione attiva degli stakeholder e sui regimi derogatori previsti dal Codice. Uh, in questo caso mh, la richiesta di contributi viene uh, rivolta su questi tre ambiti. A parte di servizi sociali in senso proprio riservati ai sensi dell'articolo 143, e ne abbiamo già parlato in un precedente webinar, il riferimento è al paragrafo 16 del uh, documento di consultazione. Gli appalti riservati soggettivamente a eh, operatori economici che di mestiere fanno l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, e quindi stiamo parlando delle gare riservate ai sensi dell'articolo 112, comma primo, prima parte del codice, paragrafo 17. Anche questo oggetto, se non vado uh, male con la memoria, ma se inizio Francesco ad errare con la memoria, evidentemente mi devo preoccupare peraltro eh, del penultimo webinar dedicato all'inserimento lavorativo, quindi le cosiddette convenzioni, pensiamo soprattutto statisticamente alle cooperativi di tipo B. E terzo, molto importante, appalti invece con esecuzione riservata. E soprattutto i cosiddetti laboratori protetti ai sensi dell'articolo 112 comma primo seconda parte del codice paragrafo 18 che cosa ci chiede che cosa vi chiede l'autorità nazionale anticorruzione sui regimi derogatori che evidentemente traggono spunto in sede di attuazione dalla direttiva di appalto e concessione di specificare eventualmente le regole di ingaggio eh, per poter eh, attivare procedure riservate. Quindi, in buona sostanza, lo vedrete dal box finale eh, sulle relative parti della parte terza, ci chiede di specificare le ragioni perché servono poi nella determina, a contrarre a motivare. Per esempio, sulle gare riservate 143 del 143 del codice perché si tratta comunque di una deroga alle normali procedure di gara. Come è noto, l'articolo 143, per la prima volta in Italia, dà la possibilità, dalla possibilità alle stazioni appaltanti di riservare le gare di servizi sociali a operatori, eh, determinati operatori che hanno determinate configurazioni giuridiche. Mm, riteniamo di poter dire, senza... Possibilità di essere smentite, che sostanzialmente equivalgono a, al mondo degli enti di terzo settore, come disciplinate oggi dall'articolo 4 del codice del terzo settore. Perché è, è una deroga ai principi della concorrenza? Perché sostanzialmente eh, vengono riservate soggettivamente a determinati operatori economici e con la durata dell'affidamento di tre anni. Molto più tecnica invece è la questione. Delle lettere B e C sugli appalti riservati, perché nel primo caso noi abbiamo la riserva in favore di soggetti che statutariamente fanno questo mestiere. E chi sono? Cooperative sociali, consorsi cooperativi sociali, eh, imprese sociali, distinta dall'ipotesi di quella lettera C che, sulla quale eh, l'autorità nazionale anticorruzione eh, tempo fa si è pronunciata con una delibera rispondendo al parere, con un parere rispondendo ad un quesito formulato dal comune di Cesena i famosi laboratori protetti. La risposta dell'ANAC fu la parte seconda dell'articolo 112,1 eh, va intesa anche inserendo eh, i laboratori protetti eh, tra eh, le forme di esecuzione riservata per inserimento lavorativo. La specificità di questa previsione era legata al fatto che in questo caso il 30% di soggetti svantaggiati fossero Unicamente soggetti disabili. Viceversa, la riserva soggettiva della prima parte del codice è a tutti i soggetti svantaggiati individuati dal 112, quindi il quarto comma. Che cosa ci chiede l'ANAC sulle ipotesi B e C? Se ha un senso specificare eh, queste due ipotesi oppure se ricondurle semplicemente alle ipotesi <ride> riservate soggettivamente dal 112. Il tempo avanza e vogliamo, iniziano ad arrivare molte domande, le vogliamo quindi Francesco in chiusura provare ad affrontare eh, e vedere già di dare qualche primissima eh, risposta eh, e confronto, ma dobbiamo a questo punto andare velocemente, da subito, un po' al cuore, al cuore che ci riguarda e siamo cioè nella parte quarta, gli istituti previsti dal codice del terzo settore e dalla normativa speciale. Indugerei per un attimo dalla lettera F, cioè dal paragrafo 24, affidamento alle cooperative sociali, perché è oggetto già di un precedente webinar, in buona sostanza lo vedremo, l'ANAC dice abbiamo due regimi concorrenti, articolo 5 della 381, le famose convenzioni, e dall'altro lato ancora una volta l'articolo 112. Ma noi dobbiamo un attimo indugiare invece su questi paragrafi da 19 a 23, da 19 a 23, disposizioni comuni. Poi, paragrafo 20, articolo 56, convenzione con APS e ODV, APS Associazione di Promozione Sociale ODV, Organizzazione di Volontariato. Trasporto sanitario di emergenza, essenziale dell'articolo 57 del Codice del Terzo Settore, paragrafo 21. Autorizzazione e accreditamento, essenziale dell'articolo 55 eh, del Codice del Terzo Settore, paragrafo 22. E infine, coprogettazione, essenziale dell'articolo 55 del Codice del Terzo Settore. Del codice del terzo settore. Ehm, Nel paragrafo 19, intanto ehm, Francesco, che ti posso chiedere la, la, la grande cortesia, andiamo al paragrafo 19 del documento di consultazione, caffè pagato per questa tua meritoria opera oggi di supporto, Francesco. Andiamo al 19 e ti ringrazio. 19.1.19.2. Ebbene, qui l'ANAC ehm, evidenzia che il codice del terzo settore del 117 del 2017 eh, richiede oggi uno sforzo interpretativo dal momento che eh, non eh, sarebbero state esplicitate, per esempio, le norme ab abrogate, eh, le norme in questo caso della normativa speciale previgente. Ecco, guardate. Normativa speciale previgente. Mi permetto di evidenziare eh, che ehm, è, è vero fino a, a in parte perché l'articolo 102 del codice del terzo settore enuncia eh, puntualmente tutte le norme eh, espressamente abrogate. Si pone, come dice correttamente l'ARAP, un problema di rapporto. Uh, lo vedremo a, uh, in relazione alla coprogettazione con l'articolo 7 del DPCM 30 marzo 2001. Um, la seconda notazione sulle disposizioni comuni credo meriti una riflessione, non un giudizio, ma una riflessione, ripeto l'ANAC fa uno sforzo incredibile che va eh, ovviamente oggetto del, del mio personale applauso, eh, però c'è un punto sul quale io credo eh, serenamente occorra fare una, un, un, almeno un accenno, l'articolo, il, il, il paragrafo 19.2 Fa eh, riferimento a, eh, alla, alla razza stessa del codice del terzo settore, che però potrebbe determinare una sostanziale aggregazione eh, segregazione, scusa, del mercato, cioè una segregazione del mercato in favore solo di alcuni operatori, operatori degli enti di terzo settore. Eh, credo che sia opportuno eh, dar conto in eventuali contributi che in realtà il mercato non è totalmente impossibilitato a partecipare a procedure affidate ai sensi del codice del terzo settore perché il 112 del 2017 che è il decreto delegato in materia di impresa sociale eh, dobbiamo sapere che prevede la possibilità che dentro un'impresa sociale oggi non solo siano presenti enti di terzo settore, ma anche, ed è una grande novità della disciplina sull'impresa sociale, eh, tanto le pubbliche amministrazioni quanto i soggetti profit. Evidentemente, eh, dovendo gestire attività di interesse generale, il 112 del 2017 inserisce un limite coerente con l'impianto complessivo della riforma, che tanto i primi, le pubbliche amministrazioni, quanto i secondi, gli enti profit, quindi i privati, che possono quindi essere soci di un'impresa sociale, eh, però non possono avere l'indirizzo, il coordinamento e il controllo. Fatta questa, fatta questa eh, doverosa premessa, Francesco, possiamo a questo punto ritornare sul documento di consultazione. Io credo che tra gli sforzi maggiormente efficaci e sui quali bisogna davvero fare un plauso all'autorità nazionale anticorruzione è eh, la parte relativa alle convenzioni articolo 56 del codice del terzo settore eh, nel paragrafo 20 l'autorità nazionale anticorruzione dopo aver esaminato il vigente quadro normativo introdotto all'articolo 56 richiamato dà conto del parere del Consiglio di Stato che aveva eh, posto però un'interpretazione particolarmente restrittiva del quadro normativo, vi ricordate, aveva escluso la possibilità di rimborsare eh, i costi che non fossero i costi eh, vivi sostanzialmente sostenuti dall'APS o dalla ODV, con esclusione addirittura anche del rimborso delle eh, assicurazioni e delle garanzie. Ebbene, L'autorità eh, nazionale anticorruzione, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia europea richiamata nel documento di consultazione, offre invece un'interpretazione estensiva e quindi coerente con il quadro normativo europeo, allargando l'ambito della rimborsabilità dei costi alle seguenti voci, ovviamente, ben inteso, comunque riconducibili alla specifica attività prestata e quindi a date condizioni la possibilità di rimborsare costi variabili i costi fissi i costi durevoli addirittura nella richiesta di contributo l'ANEC chiede agli stakeholder di confermare o meno l'opportunità se non la necessità di rimborsare anche costi di talune figure del personale quindi evidentemente anche personale eh, dipendente quindi non necessariamente eh, volontario per esempio preposto al servizio di segreteria all'attività di coordinamento e che svolgano anche che possano svolgere anche altre attività amministrative la richiesta di contributo dell'autorità nazionale di corruzione è di chiedere anche e eh, di fornire indicazioni sulle modalità per eh, mh, determinare sostanzialmente i criteri e le modalità di eh, eh, rimborso. Credo che questo um, passaggio sia molto, molto importante, eh, faccio riferimento però eh, anche eh, per aiutare il quadro ricostruttivo che l'attuale codice del terzo settore, agli articoli 31 e 33, già ci dà delle importanti piste mh, ricostruttive per poter applicare in sicurezza Facendo cioè convenzione, articolo 56. Ovviamente diamo per scontato che eh, non si possono più fare convenzioni dirette. Ma è necessario, alla luce dell'articolo 56, procedere mediante procedura di evidenza pubblica, eventualmente comparative rispetto a proposte, rispetto a domande concorrenti. Il eh, paragrafo 22, siamo quindi nella. Parte quarta del documento di consultazione dell'ANAC eh, affronta invece il distinto istituto dell'accreditamento di servizi eh, messo insieme ai regimi di autorizzazione. In questo caso l'accreditamento è quello dell'articolo 55,4 del codice del terzo settore e quindi lo dico a lettera cubitale in grassetto quindi con un carattere molto ampio non siamo non siamo nell'ambito dei servizi accreditati ai sensi della disciplina regionale ma siamo pertanto nell'ambito dei cosiddetti accreditamenti locali del codice del terzo settore ebbene l'ANAC anche qui nel tentativo nello sforzo di provare a definire un quadro uniforme accettabile che bilanci Uh, il codice del terzo settore con il codice dei contratti pubblici sostanzialmente dà conto dell'attuale declinazione dell'istituto dell'accreditamento nelle seguenti tre forme modello del governo pubblico modello dell'accreditamento libero e modello degli accordi contrattuali Francesco ti posso chiedere la cortesia di andare al paragrafo 22 del documento di consultazione dell'ANAC eh, grazie di cuore, grazie di cuore, ecco, vedete vedete qui, siamo nel 22 nel 22. Ecco qui nel 22.6. Modello del governo pubblico caratterizzato dalla limitazione nel numero dei soggetti accreditabili sulla base della programmazione regionale e locale dei fabbisogni. Quindi sostanzialmente io apro a tutti ma condincendando o il numero o le prestazioni, dal modello distinto dell'accreditamento libero caratterizzato dalla concessione dell'accreditamento a tutte le strutture che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti il cui apporto al servizio pubblico sarà definito accordi contrattuali senza nessuna garanzia di ai fondi, sostanzialmente io faccio un avviso pubblico, accredito tutti, sulla base anche eventualmente della disciplina di del settore anche regionale e delle DGR e dei regolamenti regionali, ma non do alcuna garanzia come in sanità della stipula invece della terza forma degli accordi contrattuali in cui l'accreditamento viene sostituito da accordi negoziali con i soggetti erogatori dei servizi. Qual è il problema di questa, di questa, di questa parte? E, e qui eh, possiamo andare, Francesco ti ringrazio, al documento, di, alla, alla presentazione. La richiesta del, di contributo da parte dell'ANAC è di indicare eventuali ulteriori requisiti di accesso, standard, minimi richieste e criteri di selezione. Io credo che sia mh, preliminare e dirimente sciogliere una questione vi ricordate le famose lettere ABC della parte introduttiva della seconda parte cioè eh, se sono cumulative o alternative io credo che qui mh, vada fatto uno sforzo ulteriore bisogna cioè indicare diversamente da quanto fatto dal Consiglio di Stato nel suo parere se l'accreditamento locale ai sensi dell'articolo 55,4 del codice del terzo settore Funzionale e strumentale alla gestione di un servizio. Eh, perché eh, nel documento di consultazione, a mio modesto avviso, questo così chiaro non è, e a quel punto si pone poi a valle eh, tutto il tema della definizione dei requisiti di accesso, degli standard minimi richiesti e dei criteri di selezione. Ma noi quasi tutto questo lo andiamo a trovare nella normativa regionale. Regolamentare che ci dà una mano su questi aspetti, ma la questione di rimente è stabilire se, eh, una volta definito il modello di accreditamento prescelto discrezionalmente dall'amministrazione, in alcune regioni l'accreditamento è definito anche come mero requisito soggettivo di partecipazione alla gara pubblica, quindi per, per partecipare ad un appalto io devo essere accreditato. Ma io credo che sia molto importante che l'autorità nazionale anticorruzione chiarisca se e a quali condizioni, con quale procedura, l'accreditamento possa essere l'istituto e lo strumento lo, e lo strumento anche per affidare servizi perché evidentemente ci sono due presupposti che vanno nella direzione della tutela della concorrenza. Il fatto di valorizzare al massimo la concorrenza, perché c'è una scelta diretta dell'utente e la seconda ragione: in molte regioni viene utilizzato la predeterminazione degli elementi economici legati alla spendita di un titolo di spesa, voucher o titoli sociali, direttamente da parte degli utenti. Quindi, in questo caso c'è stata comunque l'evidenza pubblica a monte, tutti i soggetti vengono accreditati, vengono predeterminate tutte le condizioni funzionali del servizio ed economiche viene riconosciuta una compartecipazione in favore degli utenti, i quali scelgono il soggetto accreditato e a quel punto noi abbiamo bilanciato questi due interessi, dell'evidenza pubblica e soprattutto della parità di trattamento. Um, credo che questo chiarimento sia assolutamente necessario. L'altro sforzo, ma io ritengo che... E possa e debba essere eh, completato eh, da parte dell'autorità nazionale anticorruzione è invece molto importante per noi perché molte amministrazioni comunali hanno finora utilizzato l'istituto della coprogettazione, ripeto il paragrafo 23 della parte 4. siamo nell'ambito degli istituti del codice del terzo settore, in buona sostanza l'autorità nazionale anticorruzione Dopo aver richiamato il quadro normativo introdotto dall'articolo 55,3 del codice, ne abbiamo parlato nell'ultimo webinar dell'8 maggio 2019, in realtà ci dice che eh, il primo riferimento normativo a cui fare evidentemente cenno è quello della coprogettazione prevista dall'articolo 7 di PCM 30 marzo 2001, come vi ricordate. Questa norma, secondo l'autorità la nazionale di corruzione, non espressamente abrogata e quindi esistente, però ha un ambito oggettivo più ristretto rispetto all'articolo 55 del codice del terzo settore che fa invece riferimento agli specifici progetti di intervento e di servizi. L'articolo 7 invece del DPCM confina l'utilizzo della coprogettazione agli interventi innovativi. E sperimentali. Sembrerebbe pertanto, afferma l'ANAC, che l'innovatività e la sperimentalità siano i presupposti per l'attivazione di una coprogettazione idonea a giustificare l'adergo all'applicazione del codice dei contratti pubblici. Pertanto, solo in presenza di progetti innovativi e sperimentali si potrebbe legittimamente fare una coprogettazione al di fuori del codice dei contratti pubblici ma richiede l'ANAC come contributo di eh, chiarificazione dell'istituto evidentemente si deve porre il tema del rapporto tra le due disposizioni e se cioè il codice del terzo settore sostanzialmente eh, in, se in che termini si pone con l'articolo 7 da questo punto di vista io sono curioso e qui proviamo sono arrivate molte molte domande Francesco, almeno recuperarle sperando di essere eh, stato chiaro finora, è evidente che sulla coprogettazione eh, si pone una domanda eh, non solo di rapporto tra articolo 55 codice del terzo settore e mh, eh, articolo 7 del DPCM 30 marzo, ma sostanzialmente si pongono due questioni. La prima, ce l'ha detto l'ANEC nella parte 2, e parte terza del documento di consultazione laddove si vogliano affidare servizi a titolo oneroso eh, l'ANAC ci eh, fa prefigurare la possibilità di integrare come ci aveva detto il Consiglio di Stato nel suo parere il codice del terzo settore con il codice dei contratti pubblici quindi possiamo affidare in coprogettazione servizi onerosi a titolo oneroso quindi con un corrispettivo ma da questo punto di vista però dobbiamo applicare le procedure del codice dei contratti nel regime leggerito del 142 bis. Dall'altro lato però si pone l'altra questione, se cioè la coprogettazione in senso stretto, con la quale cioè lo dice l'ANAC nel paragrafo 7, ma anche nel paragrafo 23, si crea un accordo procedimentale, quindi in buona sostanza un partenariato, quindi non c'è l'affidamento di un servizio dietro un corrispettivo, ma c'è una compartecipazione, c'è una condivisione di sapere nella logica anche di coprogettare, la domanda è se la coprogettazione si risolve unicamente nella realizzazione di progetti e di interventi innovativi e sperimentali. Personalmente ritengo che la risposta sia negativa perché io solo per fare così, eh, come contributo alla discussione, eh, qualche esempio che prende spunto dall'attività eh, finora espletata da moltissimi comuni e da molte regioni italiane, pensate all'attuazione della programmazione economica dei fondi dell'FSE, so soprattutto per quanto riguarda l'obiettivo 9 dell'inclusione, l'OT9, l'obiettivo tematico 9 dell'inclusione sociale ma pensate ad un progetto sul dopo di noi o per una raccolta fondi crowdfunding oppure se dovesse trovare attuazione la disciplina dell'articolo 81 del codice del terzo settore sul social bonus piuttosto che servizi che non prevedono in alcun modo un corrispettivo e nell'ultima puntata dell'8 maggio abbiamo fatto riferimento all'importantissima delibera al parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Lombardia numero 146 del 2019 che rispondendo a un comune della provincia di Varese sostanzialmente la, la Corte dei Conti ha riconosciuto la legittimità del creare rapporti di partenariato attraverso eh, il riconoscimento di contributi ai sensi dell'articolo 12 del 241 ecco l'altro esempio che noi possiamo fare sono progetti che utilizzano non già un corrispettivo, ma piuttosto, eh, piuttosto il, un contributo a sensi dell'articolo 12, ma potremmo continuare anche eh, su sperimentazioni, eh, ma anche semplici progetti, per quanto riguarda i progetti di, di, di utilità sociale, di cui è la legislazione sul reddito di reddito cittadinanza, oppure la legislazione regionale, testo unico della Liguria, i patti di sussidiarietà nonché da ultimo all'interessantissimo eh, progetto del Fondo sull'innovazione sociale, dove evidentemente mh, sono ambiti che non necessariamente si prestano ad una declinazione in gara d'appalto come appalto di servizi dietro corrispettivi. Ecco, su questo io sono molto curioso di ricevere non solo le domande, ma eh, abbiamo... Vi siete scatenati con la domanda Francesco, forse è la fame che ha generato voglia, voglia non solo appetito, ma anche voglia di risposte, quindi appetito anche di risposte. Ecco, io credo che eh, da, da, definitivamente ecco, la richiesta di contributo sulla coprogettazione eh, sia importante non solo nella direzione di stabilire il rapporto tra articolo 55 del codice del terzo settore e articolo, articolo 7 eh, evidente, sono evidenti due cose per quel che mi riguarda che eh, l'articolo 7 del DPCM 30 marzo 2001 non è stato espressamente abrogato dall'articolo 102 del codice del settore quindi convivono, ma da un punto di vista del rapporto tra fonti il DPCM è una fonte che da un punto di vista della gerarchia delle fonti non può determinare, al contrario, un'abrogazione neppure implicita della norma successiva e quindi applichiamo i noti principi della gerarchia delle fonti e del principio di specialità. Quindi si pone un'esigenza, con, per concludere, di chiarire che la coprogettazione non si limiti ai soli interventi innovativi e sperimentali, ma può andare a, su, a quelle altre gamme di ipotesi che mi permettevo di fare a mo' di esempio e terza ipotesi molto importante sulla quale apre una riflessione l'autorità nazionale anticorruzione affidare servizi in coprogettazione a fronte di corrispettivi però applicando anche come diceva anche il parere del Consiglio di Stato le procedure dell'articolo 142 comma 5 bis regime alleggerito per l'affidamento di servizi sociali Um, non indugiamo molto sull'ultima parte che era l'affidamento del cooperativo sociale perché secondo l'ANAC avremmo due eh, regimi paralleli le convenzioni previste dall'articolo 5 della legge speciale la legge 4 sul cooperativo sociale, la 381 ne abbiamo già parlato nel precedente webinar e le procedure riservate ai sensi del 118, 112 del codice io richiamo a me stesso che l'incipit dell'articolo 112 è fermo restando la normativa in materia di imprese sociali, quindi il 112 del 2017, ma soprattutto la legge in materia di cooperazione sociale. Quindi è un'antinomia formale, perché da un punto di vista sostanziale i nostri comuni collegati, i nostri amici numerosi, e sono contento che siate numerosi, che numerosamente fate domande, ma a quest'ora le possiamo solo mh, vedere eh, dall'alto. Eh, oggi abbiamo questo quadro, legge statale quadro in materia di cooperazione sociale, ma soprattutto le leggi regionali che hanno attuato e declinato la legge quadro e poi l'articolo 112 del codice dei contratti pubblici. Quindi, che cosa significa questo? Significa che sotto la soglia comunitaria, quindi la sola soglia dell'appalto di servizi dei settori ordinari, 221.000 euro. Io, amministrazione, posso eh, utilizzare la disciplina e la procedura specifica dell'affidamento dell di convenzione, articolo 5 della legge statale e delle eventuali leggi regionali. Laddove viceversa io voglia inserire clausole sociali lo Posso fare sopra soglia sia ai sensi della 381 che ai sensi del 112 del codice contratti pubblici. Terza ipotesi, quindi in realtà è un'antinomia formale, ma assolutamente coerente con l'impianto generale del codice. Io posso, amministrazione, fare una gara riservata ai sensi del 112, e qui lo dice in maniera chiara, in maniera molto efficace l'autorità nazionale anticorruzione. Posso fare gare riservate ai sensi del 112 sotto soglia, sopra soglia, per appalti di lavori servizi e forniture ed infine per l'affidamento di concessioni. Pensate, concessione di beni, concessione di servizi, concessione anche di servizi pubblici locali di interesse economico generale. è Evidente che alla base, base c'è sostanzialmente una volontà politica, che troverà poi spazio nella programmazione dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, nel volere l'una o l'altra eh, modalità operativa. Questo però era l'ultimo aspetto sulla parte quarta eh, volendo fare una telegrafica, Francesco, sintesi della sintesi, intanto speriamo veramente di aver parafrasato in modo utile con voi il documento di consultazione perché l'obiettivo di oggi è in questo tempo che ci separa fino al 13 di giugno di essere a vostra disposizione nel raccogliere le eventuali, eh, oltre le domande che sono e che stanno veramente in maniera... Tumultuosa, arrivando a chiusura del webinar, che possono soprattutto portare osservazioni e contributi da poter eh, sintetizzare, valutare ed esplodere in un documento, in una posizione eh, sulla quale eh, l'associazione eh, farà una valutazione. Questo per rispondere alla richiesta dell'autorità nazionale anticorruzione entro il 13 giugno: perché. Lo sforzo è stato notevole da parte dell'autorità, lo sforzo deve essere colto, lo sforzo non deve essere sciupato e da questo punto di vista, come dicevo in apertura, lo sforzo deve essere eh, implementato da questi ulteriori punti. Proviamo Francesco in questi pochissimi minuti a raccogliere qualche, eh, qualche eh, domanda. Coloro che partecipano alla coprogettazione non dovrebbero poi partecipare alla gara? Forse contributo alla consultazione? Eh, grazie della domanda, era proprio nella direzione che, che ponevo. È evidente che se io partecipo alla coprogettazione, in senso proprio, evidentemente l'amministrazione nell'avviso pubblico chiarirà che chi partecipa alla coprogettazione evidentemente partecipa per gestire il servizio fatico a vedere un'utilità, un senso di partecipare ad un tavolo di coprogettazione per essere sostanzialmente estromesso eh, dalla, dalla partecipazione successiva alla gara, viceversa, e quindi quel passaggio del documento merita un chiarimento, laddove la coprogettazione viene sostanzialmente qualificata come una consultazione preliminare di mercato, io credo che dobbiamo fare riferimento All'articolo 66 del codice dei contratti pubblici e applicare in maniera assolutamente pedissequa le linee guida, credo che siano al numero 14, vada a memoria, dell'autorità nazionale anticorruzione sulla, sulla eh, consultazione preliminare di mercato. Vediamo ehm, l'appalto del servizio di gestione del micro-nido rientra in questi servizi sociali? Probabilmente c'era qualche domanda precedente. Eh, qui prendo a pretesto questa domanda pervenuta, um, se siamo dentro il regime alleggerito del 142 bis. Vi prego, riceverete: potete, potete scaricare l'elenco dei CPV e quindi capire se sono tra quelli per i quali si applica il regime alleggerito. L'autorità l'ha chiarito bene, se sono i CPV che sostanzialmente sono riconducibili. Al Comma 5 bis il 142 si applica il regime alleggerito. In tutti gli altri casi invece si applicano le norme ordinarie del codice dei contratti pubblici. Buongiorno da Bergamo, C si è voluto localizzare anche il nostro amico richiedente in quale quadro normativo si inseriscono le concessioni di immobili di proprietà della pubblica amministrazione ad un ente del terzo stato per la gestione dei servizi di accoglienza. Eh, anche qui una domanda tra virgolette, eh, che meriterebbe un approfondimento che non possiamo fare, ci riserviamo, evidentemente Francesco di poterlo fare, eh, l'utilizzo di beni immobili evidentemente è in funzione della gestione di un servizio, quindi l'affidamento di beni eh, è solamente strumentale alla gestione del servizio, pertanto se io affido un servizio ai sensi del codice del terzo settore, sussistendo nei presupposti, l'utilizzo di quel bene è evidentemente solo un pezzo dell'attività principale che è la gestione del servizio. Allo stesso modo, se io affido un servizio ai sensi del codice dei contratti, l'utilizzo di quel bene è in funzione strumentale. Ehm, non possiamo evidentemente eludere la normativa sul finanziamento dei servizi. Dando in concessione un bene, come se noi stessimo dando solo un bene, laddove invece finalità dell'ente è affidare contestualmente, contestualmente un servizio. Proviamo a beccare qualche altra domanda: coprogrammazione e conflitto di interessi. Occorre avviso pubblico per la coprogrammazione che non affida nulla, però poi quando si fanno le procedure di affidamento. Bisogna rendere pubblico il risultato della coprogrammazione sul servizio oggetto di affidamento al momento dell'apertura della procedura di affidamento. Intanto, faccio i complimenti per la chiarezza e, 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 la, e, e il contenuto assolutamente aulico della, della richiesta. Assolutamente sì, lo dice tra virgolette anche l'Autorità Nazionale di Durazione, non si prescinde da un avviso pubblico. allora io vorrei anche sottolineare un aspetto, l'articolo 55 che, che detta principi comuni a coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento rinvia ai principi del procedimento amministrativo. Da questo punto di vista, lo dico senza se e senza ma, noi facciamo procedure di coprogrammazione sulla base di tre eh, lapidari presupposti, pena l'illegittimità di queste procedure ma anche di coprogettazione. Uno, intanto si parte dall'esistenza di un'autorità di un'amministrazione procedente, quindi si ha coprogrammazione in senso proprio laddove un'autorità competente decide di attivare un procedimento, quindi esiste un responsabile del procedimento, c'è cioè una determina che avvia il procedimento, due c'è cioè la pubblicazione di un avviso nel quale noi stabiliamo le regole del gioco, questo comporta che le sessioni del tavolo di coprogrammazione, come di un tavolo di coprogettazione, devono essere assoggettate all'obbligo di verbalizzazione e alla fine gli atti, gli atti del procedimento sono assoggettati al regime di trasparenza. Quindi è evidente che, anche partendo dalla 241, i presidi in materia di paralizzazione del rischio di conflitto di interesse li dobbiamo evidentemente gestire già da subito nella gestione del tavolo di coprogrammazione e del tavolo di coprogettazione vediamo se c'è qualche altra domanda l'appalto di servizi, questa l'abbiamo letta però le concessioni di servizi di cui al comma 5 bis di importo inferiore alla soglia di cui il 35 si può applicare all'articolo 36 mi sembra che Nell'articolo, sia nelle linee guida, si faccia sempre solo riferimento all'articolo 35,1 lettera D. Um, ho dimenticato prima un passaggio e grazie della domanda che è arrivata dalla nostra amica, um, c'è un passaggio fondamentale. Laddove noi siamo sul sotto soglia, quindi 750.000 euro per quanto riguarda appalti di servizi. Eh, di servizi sociali e degli altri servizi allegato 9 ma concessione 5.548, l'ANEC, conformemente all'articolo 100. 42 ci dice che si applica il regime sul sottosoglia, quindi l'articolo 36, ma c'è un passaggio importantissimo, mi scuso per non averlo sottolineato a dovere, in cui in ragione della peculiarità dell'affidamento ai servizi sociali e quindi in concreto sulla specifica esigenza, l'autorità nazionale anticorruzione affronte di un onere eh, di motivazione rafforzato, addirittura apre alla possibilità di temperare l'applicazione del principio di rotazione. Quindi sul sottosoglia, nell'ambito dei servizi sociali, per la specificità di tali servizi, l'autorità nazionale anticorruzione, purché sia motivato in modo esaustivo, in ordine alle ragioni di tale scelta, si può eh, limitare in questo caso l'utilizzo automatico invece del principio di rotazione. Quello che purtroppo Francesco non si può né limitare né condizionare né bloccare è ahimè il tempo. Eh, il tempo purtroppo è scaduto ehm, nel richiamare nuovamente la vostra attenzione sulle due cose. Uno, eh, scaricare il materiale domani, riflettere se partecipare alla consultazione e eventualmente formulare osservazioni e proposte riempire il modello che abbiamo eh, ovviamente io ehm, proveremo anche a rispondere alle domande arrivate oggi eh, di farlo eh, velocemente eh, ovviamente abbiamo fatto questa coda ai nostri webinar ero già triste l'8 maggio Francesco perché chiudevo questa, questa carrellata di webinar abbiamo avuto grazie alla consultazione dell'ANEC l'opportunità che mi è stata data di essere qui con voi, è sempre un onore, è sempre un bellissimo piacere di questo ringrazio di cuore la Fondazione IFER, l'Associazione Nazionale dei Comuni e i numerosissimi pazienti oggi, pazienti nel senso coloro che sono stati pazienti e non pazienti che necessitano ne ne di un intervento di cura, quale conseguenza della giornata di oggi. Grazie, grazie, grazie di cuore davvero.